Ladri di Domenica, letture ladresche, un podcast di Barbara Monteverdi. Amiche e amici, buona domenica, è la vostra ladra di libri che vi parla. Questa volta non farò una monografia, ho tre proposte molto differenti una dall'altra e una è collegata a una presentazione che abbiamo fatto al Covo della Etty Hillesum. È stato presentato da una sede dell'ANPI, quindi Milano, un tomazzo di 900 pagine, una cosa del genere, che sono i diari di Etty Hillesum. Una giovane donna, una studentessa di lingue e letterature slave, che durante l'occupazione nazista in Olanda ha tenuto un diario della sua esperienza, dei suoi pensieri, della sua vita, e poi si è interrotta questa cosa perché lei è morta ad Auschwitz nel 43 prima di avere 30 anni, a 29 anni. E però i suoi pensieri, le sue riflessioni sono estremamente moderne e purtroppo attualissime, devo dire. E per non dover leggere quel libro immenso, perché i miei tempi sono umani e non sarebbe possibile, lo inizierei, non lo finirei mai, ho scoperto che esiste una specie di estratto di alcuni dei suoi pensieri. Si intitola Il bene quotidiano, edizioni San Paolo, e l'autrice è Etty Hillesum. Questo è un libretto di non arriva a 100 pagine, e però vi leggo un paio di estratti, tanto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Il primo è datato 13 agosto 1941. Il titolo è Non devi crollare. Diventi a volte così distratta per gli eventi sconvolgenti che hai attorno che ti è difficile poi ritrovare il cammino verso te stessa, e tuttavia lo si deve fare. Non devi crollare tra le cose che hai attorno per una specie di senso di colpa. Le cose devono raggiungere una chiarezza in te. Non devi affondare tu nelle cose. Una poesia di Rilke è vera e significativa quanto un giovane che precipita da un aereo. Questo devo tenerlo bene a mente. Ciò accade una volta soltanto in questo mondo e non devi trascurare qualcosa in favore di qualcos'altro. E adesso va a dormire, perché ogni tanto lei si sollecita in questo diario e continua. Le molte contraddizioni devono essere accettate. Tu vorresti amalgamare tutti insieme in unità. E in un modo o nell'altro vorresti semplificarle in te, così la vita diventerebbe più semplice per te. Ma insomma, la vita è fatta di contraddizioni e tutte devono essere accettate come appartenenti alla vita, e non si deve mettere l'accento su qualcosa a spese di qualcos'altro. Lascia che l'intera faccenda segua il proprio corso e potrà accadere che ancora una volta diventi una sola totalità. Ti ho già detto di andare a dormire anziché scrivere di cose che non sei ancora capace di esprimere. E qui si interrompe. E io lo trovo verissimo, perché in questi anni difficili mi sono fatta forza e ho cercato proprio di portare avanti io personalmente questo tipo di filosofia, dove i problemi esistono, e come che esistono, ma esistiamo anche noi, esistono i nostri interessi, esiste la nostra voglia di vivere, esiste il nostro cervello, e per cui dobbiamo tenere tutto, una cosa di fianco all'altra, dando valore a ogni cosa per dare valore alla nostra vita. Un altro pensiero del 15 marzo 1941 della Etty Hillesum è questo. Riassumendo, vorrei in realtà dire questo. La barbarie nazista risveglia in noi una barbarie identica che utilizzerebbe gli identici metodi se al giorno d'oggi potessimo fare ciò che vogliamo.
Questa nostra barbarie dobbiamo rifiutarla dentro di noi, non dobbiamo coltivare in noi questo odio, altrimenti il mondo non verrà fuori d'un passo dal fango. Perciò il nostro atteggiamento verso il nuovo stato di cose deve rimanere ben saldo nei principi e determinato, perché la questione è un'altra. Questo combattimento contro i nostri istinti peggiori che vengono istigati da loro è tutta un'altra cosa rispetto, ad esempio, all'essere oggettivi nelle cose o a vedere il lato buono del nemico, che è una mancanza di determinazione e non ha niente a che fare con ciò che voglio esprimere. Ma si può essere molto combattivi, molto fermi nei propri principi, senza rimpinzarsi d'odio, e si può ritrovarsi almeno una volta pieni d'odio, anche senza sapere realmente a proposito di che. Ecco, io direi che questo libretto, che è molto svizzo, è un buon accompagnamento in questi momenti difficili. Oltretutto è Tillesum, è anche religiosa, per cui ci sono dei punti che trattano proprio di religione, non sono per me quelli fondanti, ma è ricco di tantissimi aspetti e di tantissime sfaccettature. Per cui è Tillesum, il bene quotidiano, San Paolo Edizioni. E adesso passiamo a un altro genere completamente differente, Rosario Palazzolo, Con tutto il mio cuore rimasto, edizioni Arcadia. Ho assistito alla presentazione di questo libro e devo dire che l'avevo letto e mi è piaciuto molto il libro e mi è piaciuto molto la persona, lo scrittore. Solo non è una lettura semplice. Nel libro precedente, La vita schifa, che era un giallo, faceva parlare il morto e lo faceva parlare in un siciliano, in un palermitano piuttosto elaborato. E a me piacciono molto questi studi sulla lingua. Palazzolo è un attore, è un drammaturgo, per cui lavora molto sul testo, sia proprio sulla trama che sul linguaggio. È sempre abbastanza complicato, come lo è l'amato Omar di Monopoli, solo che in Omar di Monopoli la storia è abbastanza lineare, in Palazzolo non è così. In questo libro in particolare fa parlare in italiano, in un italiano semplice ma non semplicistico, un ragazzino di 13 anni che è chiuso in una stanza, apparentemente tenuto prigioniero da due donne, e lasciato lì apparentemente a morire di media. In realtà nulla è come sembra. Perché, come ha detto Palazzolo nella presentazione, lui non è un mago che fa uscire il coniglio dal cilindro, lui è una persona che ti mostra qualcosa di non esattamente definito e sei tu che poi dai una definizione, e di solito dai la definizione più semplice, più comoda, più confortante, e alla fine lui ti mostra invece che cos'era per lui effettivamente quella cosa lì. Per cui in questo libro è così, anch'io ho letto fino alla fine seguendo una linea di pensiero, sono arrivata in fondo e lui me l'ha stravolta. È emozionante questa cosa. E intanto però volevo farvi capire come scrive. Qui c'è il ragazzo che descrive la sua stanza, quello che c'è appeso alle pareti di questa stanza, e dice: la Vergine inginocchiata mi fa specie, se ne sta da una vita inginocchiata, e c'è ancora lo stesso sorriso convinto, mi guarda tiepida tiepida da una cornicetta un poco scassata, e qui ogni mattina, come che fosse un rubinetto che si apre, mi acchiappa la tristezza con un dolore che mi rimbomba dentro al petto. È una specie di tortura sfiziosa, però, che perlomeno si suca un poco di tempo vuoto, perché io penso, nella mia scemità, che la Vergine Santissima sia la più grande invenzione della Terra,
Fa l'esempio preciso di come bisogna sopportare la vita e di come però bisogna amarla ugualmente. Accanto a lei, quasi che tocca l'armadio giallino, c'è un San Giuseppe falegname che, mentre fa il falegname, c'ha la faccia affaticata di uno che lavora da un'eternità. Sono stato io a metterlo lì vicino alla Vergine, per lasciarlo sudare tranquillo, accanto alla sua santissima moglie. Ecco, questa scrittura a me ha preso immensamente. Sembra di sentir parlare un filosofo stanco, un filosofo triste, ed è bella, è importante, lavora dentro. Ultimo libro che vi voglio proporre, completamente diverso anche questo, una lettura un po' meno deprimente, anche se parliamo di gialli. Si intitola Condominio Noir, o Watson Edizioni, a cura di Livia Frigiotti. È un insieme di racconti noir scritti da donne: Livia Sambrotta, Cecilia Lavopa, Lucia Tilde Ingrosso, Luisa Gasbarri, Paola Rinaldi e Sara Fattorini. Già la copertina è intrigante, c'è il profilo di questa giovane donna di sera, affacciata alla finestra con un binocolo in mano, che probabilmente punterà sull'unica finestra accesa che ha nel palazzo di fronte, e questo già ci fa capire. Poi c'è l'introduzione della Livia Frigiotti, che non parla assolutamente dei racconti che verranno a seguire, ma ci stimola con la sua scrittura, perché scrive così: «Io sono l'inquilina che abita all'ultimo piano e il più delle volte nella giornata mi affaccio dalla mia terrazza per osservare ciò che ho intorno e quello che succede. Uno spicchio di mondo tutto per me, cullata dalle onde del mare, il grande terrazzo, un tavolo e delle sedie per accogliere gli amici ogni tanto e non sentirsi soli. Tuttavia non mi sento sola quando osservo la natura che mi circonda, quel cielo immenso tutto per me che all'orizzonte si fonde con il mare azzurro, là dove il sole ogni sera si tuffa per finire il suo lavoro, quando l'aria non è più così calda e il pelo dell'acqua luccica per gli ultimi raggi così vicini. Non mi sento sola perché intorno a me ho un condominio di anime che brulicano e vivono le proprie esistenze. Fatti e misfatti si fondono quotidianamente, destini si incrociano e scontrano. E poi c'è la mia innata curiosità, il motivo che in fondo mi porta a osservarli, a studiarli nelle loro movenze abituali. Non ci si annoia davvero a cercare di carpire attimi e istanti della vita degli altri». Ecco, se vogliamo carpire attimi e istanti della vita degli altri, fatta di gelosie, di invidie, di sospetti, di morbosa curiosità, va bene, prendiamo questo Condominio Noir, Watson Edizioni, di varie scrittrici di gialli, noir, tutte donne, tutte italiane. E con questo io ho concluso, spero di sentirvi ancora, la prossima volta cercherò qualcosa di decisamente divertente e alleggerente, visto il clima che ci circonda, ma per il momento abbiate fede, questi sono tre libri che vale la pena leggere. Vi aspetto anche al covo, naturalmente. Arrivederci, ciao ciao! Thank you.